Ciatté e Delfini d'Oro sono 20 i premiati nel corso del Consiglio Comunale. 20 le personalità che hanno contribuito ad onorare la comunità pescarese con meriti personali o collettivi, favorendo la divulgazione dell'immagine di una città ricca di eccellenze nei più svariati campi di interesse: economia, sport e cultura, ma anche arte e solidarietà. I premi sono stati consegnati alla presenza delle cariche istituzionali e della cittadinanza. È una giornata molto bella, molto particolare per tutti quanti noi. A vedere questa sala così piena mi riempie veramente di tanta gioia. Sono anche un po' emozionato perché è la prima volta che dirigerò il Consiglio Comunale di queste occasioni, però lo supereremo. Quindi auguri a tutti i pescaresi. Oggi è San Cetteo, il patrono della nostra città. Festa grande perché è San Cetteo, patrono della città di Pescara e tutta la diocesi. Io dico che San Cetteo lo dobbiamo invocare perché c'è solo questa clientela. Non è come altri santi, è stato scelto dalla Chiesa solo per Pescara e per la diocesi. E siccome è stato vescovo, pastore, evangelizzatore, poi pacificatore, ci ha rimesso la vita per la pace, allora chiediamo la sua benedizione, la sua intercessione, perché anche noi, nel nostro piccolo di questi tempi, diventiamo beati pacificatori. E direbbe Papa Francesco, ogni cristiano nel piccolo è un artigiano della pace. Il premio va anche a lei, qual è il messaggio alla sua comunità? Il messaggio è che non va solo a me, va a tutti i sacerdoti che siamo, possiamo fare la battuta, mezzadri, stiamo a servizio. Sognai che la vita è gioia, mi svegliai, la vita è servizio, servendo trovate la gioia, allora cercate di fare il mio meglio.